Il 22 febbraio l'Università di Macerata inaugura il 722esimo anno accademico della Fondazione. Umanesimo, ricerca e Europa, questo è il tema scelto quest'anno. Anche quest'anno l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Macerata cercherà di essere l'occasione non solo di incontro per tutta la comunità universitaria, ma anche un'occasione di riflessione. E quindi per questo abbiamo scelto già come l'anno scorso un tema. Il tema di quest'anno è Umanesimo, Ricerca Europa. Proprio per continuare a riflettere, come facciamo da un po' di tempo, da un lato sulle radici antiche dell'Università di Macerata con i suoi 722 anni di storia, e dall'altro il futuro. Il futuro è il rapporto tra queste radici, quello che noi oggi chiamiamo l'umanesimo che innova, e il grande tema della ricerca. E il tema della ricerca però ci richiede una scala nuova, che è quella dell'Europa, perché ormai la ricerca trova in Europa la sede più naturale, e proprio per questa ragione abbiamo voluto dedicare gli interventi principali di quest'anno appunto una riflessione su questi tre aspetti. Non a caso l'intervento conclusivo sarà fatto dal dottor Rossetti, che è un alto funzionario della Commissione europea, della direzione ricerca, che proprio ci porterà, come dire, dal suo osservatorio questa nuova visione dell'umanesimo rispetto appunto a una ricerca di tipo internazionale. L'anno che si inaugura sarà anche quello della riforma universitaria, con l'applicazione del nuovo statuto e la transizione verso un nuovo assetto organizzativo. Certamente l'approvazione dello statuto, che è proprio di questi giorni da parte del Ministero, apre per noi una fase nuova e importantissima di attuazione del nuovo ordinamento universitario che discende da 240. Per la verità, anche l'anno che è passato, che l'anno che è trascorso, ci ha visti impegnati in una profonda azione di riassetto dal punto di vista organizzativo e ordinamentale, oltre che naturalmente impegnati sotto l'aspetto del risanamento finanziario in relazione al fatto che, come è noto, tutto sta cambiando e quindi anche gli assetti a livello nazionale e a livello ministeriale delle università italiane. La sfida è grande, noi riteniamo di essere pronti. Stiamo facendo tutto quello che serve per essere pronti a raccoglierla e tutte le componenti dell'Ateneo stanno lavorando alacremente, ognuno per la sua parte, per dare appunto il proprio contributo, in modo tale che l'Università di Macerata possa essere pronta a questa sfida del cambiamento. L'Università è consapevole di essere un punto di riferimento della città, ha piena consapevolezza dell'importanza che ha nella città e nel territorio, e quindi da questa consapevolezza deriva una grande responsabilità che speriamo di poter, diciamo, incarnare al meglio. L'apertura dell'anno accademico è anche simbolicamente, ricorda simbolicamente ogni anno l'apertura del nostro Ateneo alla realtà territoriale, alla realtà che ci circonda. E vogliamo affrontarla con i sentimenti migliori, con un'adeguata preparazione che in questi giorni stiamo svolgendo e anche con il più pieno coinvolgimento di tutte le realtà istituzionali, economiche, sociali e produttive del territorio di Macerata.